L'onorificenza è assegnata con la seguente motivazione. Schieramento, attenti! Responsabile della divisione supporti della missione Resolute Support, in un periodo caratterizzato da una sempre più diffusa minaccia terroristica e da una cresciuta instabilità politico-sociale, poneva in essere con prontezza e straordinaria efficacia tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza del personale, rispondendo alla relazione incondizionata del comandante, dello staff, dei comandi NATO sovraordinati e delle autorità afghane. Magnifica figura di ufficiale generale dalle eccezionali virtù militari, ha contribuito in modo determinante al conseguimento di importanti risultati operativi, permettendo di elevare significativamente il prestigio dell'esercito italiano e della nazione in ambito internazionale. Kabul, Afghanistan, giugno 2018, giugno 2019. Lasciami un attimo la parola. C'è questa consegna delle medaglie, nel mio percorso ne ho ricevuta qualcuna. I due che stanno di fronte, il ministro della difesa e il presidente della Repubblica, uno non sa cosa guardare, gli occhi, il cielo, poi lo guarda per terra, poi guarda gli occhi, poi lo guarda, non lo guarda. No, beh, il generale Panizzi, che tra l'altro in questo momento svolge un ruolo fondamentale sia per l'attuale configurazione del comando di corpo comando militare, sia per la futura riconfigurazione, perché il mio comando si sta riconfigurando. È uno degli ufficiali più brillanti che abbia mai avuto alle dipendenze e nonostante fosse alpino e io paracadutista, abbiamo messo nel nostro piano delle priorità questo museo di Bersaglieri che a mano deve crescere fino a diventare il simbolo nazionale. Ci siamo sulla strada. Ma il promotore di tutto questo era proprio il generale Panizzi, che io dicevo, ma tra tutte le priorità che c'ha il comando, le basi, l'addestramento, diciamo, proprio con un di presenza, si è impuntato, caro Renzi, ed è stato veramente un martellatore incessante, costante, penetrante. Però veramente a lui dovete fare i complimenti per questo museo, a lui. Preghiera del Bersagliere. A te, eterno Dio, Signore della pace e della guerra, noi, Bersaglieri della Marmora, innalziamo la nostra preghiera. Tu che ci hai fatto conoscere la serenità di tante battaglie, il cavolo di tante vittorie, la pena di tante rinunce, fa che il raggio di gloria illumini sempre la nostra fronte. Fa che la terra tremi sotto il nostro piede veloce e i nostri occhi mai vedano niente le nostre armi, mai piegata la bandiera della pace. Tu che ci hai dato un cuore di fiamma, guida i nostri passi sulla via dell'onore e, se un giorno dovessi cadere, rendi forte l'animo delle nostre mamme e delle nostre spose. Benedicissimo Signore e Lume che ci tramandano un secolo di assalto. Benedici i nostri cuori che palpitano per la patria santa. Benedici coloro che dal vincio al dono sul campo restano. Benedici l'Italia e gli italiani, tutti gli italiani. Ascolta, o Dio onnipotente, la viva voce di chi solo a te si arrende.
fanfara dell'esercito. Le fanfare dei bersaglieri eseguiranno ora dei brani musicali seguiti dall'inno nazionale, cantato. Thank you.
tutti, riposo! Thank you.
Dov'è la signora?